sta per arrivare sul mercato un prodotto assolutamente nuovo, un utilizzo in termini di economia circolare di un qualcosa che normalmente si butta o al massimo si distilla per ricavarne la grappa. Parliamo delle vinacce, in questo caso sono vinacce di Sangiovese. Siamo nel Chianti Classico a fine ottobre, una volta finita la fermentazione delle uve Sangiovese, le nostre uve di origine biologica. Le prendiamo, le manteniamo sotto gas inerte fino al loro utilizzo, che deve essere fatto in un essiccatore. Dopodiché avviene la separazione tra vinaccioli e bucce, le quali andranno a formare questa farina. Farina utilizzabile nell'industria alimentare, come tisana, nello yogurt per una colazione, che è ricchissima in polifenoli, ha un numero alto di fibre. Quindi era un peccato veramente buttarle. È uno spreco immane buttare un organico così ricco. Questo nuovissimo prodotto è stato sperimentato in un intero menù. La polvere è stata usata in piccola quantità. Abbiamo una cicina classica toscana con la farina di vinaccia, con la finocchiona ci sta benissimo. Poi abbiamo utilizzato un pochino nelle melanzane e poi, proseguendo per un primo piatto, i tagliolini, che vengono belli scuri con parti di farina di tipo 1 e farina di vinaccia. Qui come le conditi? Una crema di piselli, i pomodorini confit e sopra c'è una polverina di arance verdi disidratate da me. Poi andiamo con un peposo classico toscano cotto con il vino, ma non solo, la farina di vinaccia che dà questo colore straordinario oltre al profumo. Per quanto riguarda il dolce? Una brioche con la farina di vinaccia all'interno, dentro un cuore di fichi, un fico fresco con polvere di limone disidratata e il fico appena scottato con la polvere di vinaccia cruda che noi mangeremo. In più abbiamo una crema pasticcera. Quindi in definitiva una polvere che può entrare dappertutto, sia nella cottura che a crudo. Sì, infatti. Come se non bastasse, l'abbiamo provato anche sul gelato. Questa splendida polvere di Sangiovese l'ho abbinata a un caprino fresco e poi ci abbiamo fatto una salsa di Sangiovese, mosto di Sangiovese, polvere di Sangiovese e poi eccolo là, il risultato è un bel colore violaceo, tanto vicino al colore che piace tanto anche a me, calcisticamente parlando.